Siamo tutti tra una buca e l'altra. Il movimento animalista di Michela Brambilla ha presentato una proposta di riforma fiscale che riguarda tutti i proprietari di animali domestici. Ci fanno compagnia, ci aiutano nei momenti più bui con il loro amore incondizionato. Gli animali domestici ormai fanno parte delle nostre famiglie. In Italia se ne contano oltre 60 milioni, soprattutto cani e gatti. Ma spesso tenerli in casa ha un costo elevato. A pesare maggiormente sul bilancio sono le spese per il cibo e i medicinali veterinari. Il mercato di questi ultimi vale ogni anno 380 milioni di euro. Per questo a Milano il movimento animalista ha presentato alcune proposte di legge per agevolare i proprietari di animali domestici. Una battaglia di cui si è fatta portavoce l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente del movimento nato un anno fa. Oggi è la politica che deve e può risolvere tutti questi problemi. Il movimento animalista è l'interprete delle istanze di questi milioni di italiani che convivono con gli animali domestici, vogliono vederli rispettati anche se magari non hanno nessun animale in casa loro e soprattutto vogliono vederne rispettati i diritti, perché questo è proprio di una grande Italia civile. Tra gli obiettivi della campagna una rivoluzione fiscale per ridurre le aliquote IVA ora al 22%, a cominciare proprio dalle spese veterinarie. Agevolare il rapporto tra i cittadini e i loro animali, semplificare loro la vita, sostenerli, non agire contro, come adesso che addirittura il possesso di un animale domestico è inserito nel redditometro, è uno degli elementi che indicano la capacità contributiva di un cittadino.